io brinderei a tutto l'altro e poi, ma in particolare al buttafuoco storico. Ciao. Milano si trasforma in un palcoscenico internazionale dell'enologia in occasione della terza edizione della Milano Wine Week. Fino all'11 ottobre la settimana del vino porterà ancora una volta in tutta la città degustazioni ed eventi dedicati all'enologia. Nonostante il duro periodo che la Lombardia ha dovuto affrontare a causa dell'emergenza da coronavirus, Milano si impegna nella promozione e al rilancio del settore vitinicolo. Noi come Regione Lombardia e come ERSAF, che si occupa delle problematiche dell'agricoltura, siamo molto soddisfatti e siamo contenti che l'Oltre Papa Voise venga qui insieme al buttafuoco storico nei territori del Naviglio, come questo Vico della Vandaio, tutta questa realtà che dà proprio il segnale di un'attenzione e di un'importanza di questo vitigno particolare proprio in una zona dove si è fatta la storia del vino, la storia della convivialità, la storia dello stare insieme. Tra i 7 wine district attivati per la settimana, oltre ai quartieri della città con i loro circuiti di bar, ristoranti ed enoteche, la zona dei Navigli è associata al consorzio club del buttafuoco storico che nella serata di lunedì 5 ottobre ha portato nella capitale meneghina il suo vino di carattere e corpo, il buttafuoco dell'Oltrepò Pavese, un vino rosso dal colore vivace con riflessi violacei, un sapore corposo, netto e robusto, dall'odore penetrante, con una leggera nota di liquirizia, confettura di ribes con sfumature speziate. Il buttafuoco è un vino lombardo e quindi essere a Milano è come essere a casa nostra sicuramente. È un grande rosso, è uno dei rossi più importanti dell'Oltrepò Pavese, è un rosso fermo, un rosso che fa invecchiamento in legno, è un 14,5 gradi, quindi un vino importante, un vino caloroso, un vino veramente di grande struttura e va abbinato senz'altro con la cucina tipica lombarda, ma comunque con dei piatti importanti, dei piatti sabiti, dei piatti ricchi. Un vino che mantiene il gusto e la qualità nel tempo e quindi un qualcosa di storico.